staccano fischiandosi a vicenda. Guardi che questi fischi sono per lei, sa, non sono mica per me. Ragazzi, abbiamo finito? Posso parlare? Prego. Grazie. Giovani amici, come rappresentante del partito italiano Bianconi, Bianconi di capelli, di saccoccia, di tutto, è bene chiarire subito, così proprio in bianco staccato, sono qui più che per esporre il nostro programma, che voi del resto già conoscete e che avete sempre rifiutato e che avete fatto pure bene a rifiutare. Certo. Sono qui per puntualizzare la situazione prima che le circostanze ci pongano in, diciamo così, in posizioni sempre più lontane, sempre più contrastate, ecco. Dico, ma che volete? No, no, dico, che volete da noi, ecco. Che volete da noi? Che volete? Noi già vi abbiamo dato tutto, mi pare, no? Vi abbiamo sempre considerati. Vi abbiamo sempre considerati, e non mi fate arrabbiare, come appartenenti ad una nostra colonia, l'ultima. Vi abbiamo dato autogoverno, indipendenza, libertà. Insomma, vi abbiamo trattati sempre come i congolesi. Non vi basta? Non vi basta. Non vi basta. Vi abbiamo dato quello che noi non avevamo mai avuto. Meno che una cosa che noi abbiamo spesso avuto e non vi abbiamo mai data. Le sberle. Per piacere, ragazzi, non interrompetemi perché ho pochi minuti a disposizione. Ecco. E forse neanche stasera riuscirò a darvene qualcuna di sberla, perché il tempo non c'è. Manca. Scusate, bevo. Cin cin. Ma ci pensate liberi alla vostra età? Ma sapete che io la prima volta che sono uscito di casa la sera avevo 20 anni? Per andare a fare il soldato. E mi ricordo che non uscii nemmeno da solo, nemmeno in quell'occasione da solo uscii, perché uscii con due carabinieri che vennero a prendermi, perché io avevo tardato un tantinello a presentarmi alla chiamata, colpa di mio padre, il quale nemmeno di fronte alla cartolina precetto voleva lasciarmi uscire da solo, perché credeva che me la fossi spedita da me. Ma Invece voi, non solo di casa, ma addirittura dai confini uscite da soli, eh? Viaggetto ogni tanto, eh? Poi adesso con questa moda che c'è degli scambi alla pari, eh? Ogni tanto un giovane straniero che viene in Italia, un giovane italiano che va all'estero. Sì. C'è una confusione nelle case, un via vai, non ci si capisce più niente. No, io parlo per esperienza, perché mio figlio, il maggiore, di tanto in tanto fa il sacco, lui lo chiama il sacco, e va a Berlino. Va bene. Bravo. E un tedesco mi piomba a casa. Sì. Io dico, vogliamo fare questi scambi alla pari, facciamoli sul piano nazionale, no? Come ha fatto il mio amico Brambilla di Milano. Sua figlia è stata ospite di una famiglia napoletana a Napoli e subito c'è stato lo scambio, perché il figliolo napoletano, la figlia di Brambilla, è stata 15 giorni là e naturalmente per ricambiare la famiglia napoletana ha mandato il figliolo a Milano, a casa di Brambilla, ospite di Milano, è qui da 15 anni e sta benissimo. Senta! Cerchi di non uscire dall'argomento, per favore. Rientro, grazie. Rientro su, prego. Grazie. Ecco. Rientro. Il fumo, ecco un altro problema interessantissimo. Il fumo, gravissimo problema. Ma sapete che io la mia prima sigaretta l'ho fumata a 30 anni? La prima e l'ultima. Ci posso giurare che era una nazionale? Eh no, sono rimasto così. C'erano anche altri.
Invece voi alle elementari già fumate, col filtro, ma fumate, eh? Eh sì. Vedete, siete troppo emancipati. Noi la nostra vita ce la siamo gustata, centellinata, come un cognac di gran marca. Voi avete fatto tutto un sorso. Allez, giù, eh? 13 anni, motoscooter. 14 anni, la ragazza. 18 anni, spider. Eh? Ma che è vita questa? No, dico, è vita questa qua. D'inverno a sciare, d'estate sulla Costa Azzurra. Cinema, teatro, divertimenti, tutte le sere a ballare nei vostri locali. Ma quando mai noi abbiamo fatto la vita che fate voi? Magari. Senta, quei 2 minuti sono scaduti da un pezzo ormai e perdiamo tempo in queste chiacchiere inutili che non contano niente. Non contano niente, non esatto, non contano niente. Iniziamo subito con le domandine. Ragazzi, forza! Oi, Mario! Oi, là, sì, oi. Bravo. Tu parli di questa nostra libertà e dei locali nostri, eccetera, eccetera. Ma quale libertà? Quale locale se non fanno altro che chiuderci? Ma ti sembra giusto che chiudono i nostri locali così noi non possiamo più andare? Accuso il colpo, è sbagliato. Bravo, sei di prima, ben detto. No, no, dicevo, è sbagliato chiuderli prima. Bisognerebbe farvi entrare tutti dentro, no? E poi quando siete dentro, bene stretti, stipati, chiudere allora. Dalla descrizione che lei ha fatto di noi, sembrerebbe che noi fossimo una gioventù senza interessi. Tutt'altro, non ho mai detto questo. Siete più che interessati. La prego, non divaghi. Io le mie idee ce l'ho e ben precise. Ed ho il coraggio di... Di esporle. Di esporle, grazie. Dica pure. E ho il coraggio di esporle. Io sono per i cinesi. Lo avevo sospettato. Da che cosa? Dal taglio degli occhi e dalla cravatta che porto. E di prima anche lui. Altre domande? Lei sostiene che per... Come, scusi? Lei sostiene che per educare i giovani occorre prenderli a sberla dalla mattina alla sera? No, no, basta la sera, guarda. Lei non ritiene che la nostra emancipazione sia frutto di maggiore intelligenza? Stando ai risultati di numerose indagini, scientificamente provato che l'intelligenza dei giovani d'oggi è molto superiore a quella dei giovani della sua generazione. Lei non è d'accordo? Sì, sì, cara, sono d'accordo. I giovani d'oggi sono più intelligenti. Questo è fuori di dubbio. Noi eravamo più tardi, più, come dire, più testoni, però qualche impennata l'abbiamo avuta anche noi, no? Piccole cose, cosucce, non so, la radio, la pila atomica, la biro, il mangiadischi, i satelliti artificiali, cosine venute fuori da queste testoline così un po' lente, ma che hanno avuto qualche guizzo. Vedete, giovani amici, voi siete partiti più forti di noi, forse un po' troppo forti. C'è nei vostri occhi una febbre di successo che ci preoccupa, amorevolmente ci preoccupa. Prendiamo a caso uno di voi. Io prego il regista di inquadrare il volto di uno di loro. Ecco, quel viso. Eccolo. Cosa vi dice quel viso, sotto certi aspetti anche interessante? Che cosa l'attende quell'uomo fra qualche anno? La presidenza dell'Accademia dei Lincei o l'internamento in un riformatorio? Ai posteri l'ardua sentenza. Oi, ragazzi, ma che fate? E no, io ho scherzato, eh. Ho scherzato, ve lo giuro, però... Caterina, ma che fate?